numero 6 al mondo per problemi personali, ma c'è, vedete, Mujinga Kambunji, la ragazza svizzera più veloce, anche perché ha il record di 11.20 sui 100, ha fatto il record anche nei 200, dunque in ottime condizioni. La vediamo in corsia numero 2, ma attenzione perché in corsia numero 3 Tianna Bartolet, l'americana grande favorita per questa gara, ha fatto anche le batterie in precedenza 11.11. È la campionessa olimpica di salto in lungo, ha vinto anche l'oro nella 4%, dunque è ovviamente lei la ragazza che dovrebbe imporsi quest'oggi. Cercherà di abbassare il record svizzero la Kambunji, vedremo se ci riuscirà. Poi in corsia numero 4 la giamaicana Cristania Williams, giamaicana di 21 anni, con un ottimo personale di 11.11, e chiude in corsia numero 5 la Kimberly, americana 24, Kimberly Duncan, vedremo anche per lei un 11.13. Siamo lì, ma il miglior personale su questa distanza in questa finale di Bellinzona ce l'ha l'americana, la trentenne Tianna Bartoletta, vi ricordo in corsia numero 3. Mentre per quanto riguarda il record dello stadio, 10.95, dobbiamo risalire al 1996, tempo fatto segnare dalla splendida Marlene Hotey, la giamaicana che aveva detenuto per un certo periodo anche il record del mondo che però appartiene alla scomparsa Griffith Joyner in 10.49. Ma tutto è pronto, attenzione, vi ricordo in corsia numero 2 la ragazza svizzera Mujinga Kambunji, corsia numero 3 Tianna Bartoletta. Ed è proprio la Bartoletta che parte molto bene, ma si esprime bene nei primi metri anche la Kambunji, che tiene testa la Bartoletta. Ora esce però, cerca di uscire alla distanza l'americana Bartoletta, comanda Kambunji in seconda posizione. Il tempo 11.08, non viene battuto in questo caso il record dello stadio. Ad ogni modo una buona prestazione sui 100 per l'americana, che ha un personale di 10.94, dunque fare 11.08 qui a Bellinzona potrebbe voler dire che nei 100 maschili potremmo dunque attenderci a un grande tempo per quanto riguarda Asafa Powell, che poi sarà confrontato a Carter e a Collins. Rivediamo l'arrivo dell'americana, buona prova anche della Kambunji, attendiamo il suo tempo prima di esprimerci sulla prestazione della rossocrociata. I castelli, ma soprattutto i tempi, ed ecco confermato 11.07 di Tianna Bartoletta e 11.17 di Mujinga Kambunji, dunque nuovo record svizzero per la giovane rossocrociata, la 23enne, che vedremo anche a Pechino ai mondiali con ambizioni perlomeno di arrivare.